City Report. Cari amici e amiche di City Report, dall'Ave Maria della Cappella della Madonna partiamo per fare un giro tour in Municipio 8. Nel Municipio 8 ci sono dei punti di degrado incredibili. Andiamo a visitarne qualcuno, abbiamo sentito delle segnalazioni, addirittura abbiamo sentito l'odore, ma non vi anticipo niente. Seguiteci. Hermes, cosa gli vogliamo dire di questa giornata, questa nuova puntata? Com'è andata? Andata veramente che non ve lo potete neanche immaginare quello che abbiamo visto in mezz'ora di monitoraggio, veramente. Speriamo nella Madonna. Insieme a Paolo Rusconi, seguiteci. City Report. Boccioni, zona ospedale Sacco, ancora immondizia, il passaggio adesso è chiuso con la catena, ma qua a passare dentro non ci vuole tantissimo. Vieni Paolo, guarda, ce la fai a prendere da qua, guarda che c'è una baracca all'interno. Ecco, qui ci sono i passaggi per entrare dentro dove vediamo delle baracche, siamo sempre a Largo Boccioni. Tanto per raccontarvi quella che è la Milano cosiddetta nascosta, che invece molto nascosta non è. Guardate, questa è un'altra apertura per poter andare dall'altra parte. E così ce n'è anche un'altra di là a 50 metri. Adesso va bene tutto, la Moretti ha vinto la nostra graduatoria delle birre disagiate, nei quartieri disagiati. Guardate qui le borse di globo buttata, questa vi porta da mangiare ogni sera a casa. E qua tutto un sacco di schifezze di ogni tipo, dentro e fuori, perché le abbiamo sia dentro al recinto che fuori. Insomma, che dire, Municipio 8 non ci facciamo mancare niente. Scarpe. Proseguendo, siamo in Largo Boccioni, quindi di fronte dove eravamo prima, e troviamo telai di biciclette mountain bike sventrate, come potete vedere. Questo è un altro segnale che le cose non vanno molto bene. Facciamo la stazione, affianco alla stazione. Stiamo andando a vedere ai bordi della stazione, dove ci è stato detto che c'è un po' di porcheria. È da parecchio tempo che dura questa situazione e abbiamo deciso di fare un City Report Sprint a dare un'occhiata a come stanno le cose. Stiamo andando a vedere. Quello che possiamo già vedere da qui ci dice già tutto, materassi buttati così, giacigli in giro, insomma. Bisogna che un giorno di questi qualcuno, a partire dal sindaco, ci spiega se c'è una politica dell'accoglienza per i senza tetto, perché da quanto ne vediamo ne troviamo sempre di più dappertutto, ce n'è sempre di più che muoiono di freddo, e soprattutto ci sono anche dei casi che vanno trattati bene tra le malattie psichiche, eccetera. Ma andiamo avanti ancora.
Ecco, in questo angolino, come vi faremo vedere, si fuma il crack. Guardate, c'è l'ammoniaca, c'è la lattina bucata, c'è l'accendino, c'è le monetine, c'è un po' di tabacco o chissà che cos'altro lì dentro che non tocchiamo. Siamo sempre nel sottopasso Lambrette. Andiamo dall'altra parte. Usciti dall'altra parte del ponte, tutto sembra molto più bello, però dei piccoli dettagli tipo questo sacchetto con dentro il sangue, e questo è un farmaco che contiene codeina che viene usato per fare un mix di roba stupefacente. Proseguendo, vedete ancora bottiglie di birra. Diciamo che una di quelle parti della città che tendenzialmente vista dall'alto ti dà già l'idea, ma scendendo nel basso è veramente pessima, fa abbastanza paura. Voglio pensare, attraversare questo posto la sera credo che non lo faccia quasi nessuna donna, perché potresti fare bruttissimi incontri al di là, anche non essendo aggrediti, Hermes, però potresti trovare una sfilza di persone che defecano dentro, che si drogano. Uno spettacolo molto brutto da vedere, sicuramente. Quindi tutte queste torri, queste belle costruzioni, se non c'è la sicurezza e il controllo del territorio, servono a niente. Ed eccoci. Allora, il discorso qua dell'illuminazione, cioè vedete che ci sono dei punti dove la luce è accesa ma si vede molto meno? È proprio perché queste lampade vengono girate dalle persone che ci sono sotto. Allora io mi chiedo, conoscendo la situazione qua sotto, non potevate mettere delle lampade che non si giravano e quindi non era possibile abbassare, dimmerare le luci? Perché guardate qui, non so se adesso con la telecamera si possa vedere, guardate qui che buio che c'è perché le hanno girate, e guardate là dove sono girate dalla parte giusta, e chiaramente la più vicina verso fuori va anche bene, perché non devono far vedere che c'è qualcosa che non va. Quindi questo è anche un problema tecnico di chi le ha montate. Questa è follia montare delle robe così che puoi muovere, cioè. Vabbè, tra le tante. Ed eccoci, via Aldini Manbretti, il sottopasso, Municipio 8 Milano. Andiamo. Siamo nel sottopassaggio di Aldini.
pernotti e altri pernotti. Quindi questi, diciamo, si vengono ad accampare diverse persone che sono state espulse dai centri accoglienza qui della zona. E l'odore è insopportabile. Assolutamente, situazioni così ne abbiamo viste diverse, in questo caso è veramente allucinante. Ecco. Quel dettaglio lì è proprio una cosa immonda. Merda e sangue. Sì. Troviamo anche tanti vestiti, tante sigarette, tante altre cose, addirittura abbiamo anche la candela qui perché si vede che di notte qualcuno rimane sveglio, gli asciugamani. Direi che usciamo perché è una cosa schifosissima, non è un modo di vivere civile questo, ci chiediamo chi di questa struttura ne ha la responsabilità, come si può permettere una roba del genere, veramente imbarazzante. E poi fuori c'è il parchetto giochi, c'è una via che è trafficata. Ecco, scarpe. C'è anche una valigia, non la apriamo. Ci vuole una maschera di gas. Ci vuole una maschera di gas, ma c'è una puzza incredibile. Questo è merda o sangue? Non si Questo capisce. Sembra sangue più che merda. Mandate di sangue. E c'è un telaio di una bicicletta proprio prima dell'uscita qui. Guardate qua. Municipio 8, Milano, sotto passo Aldini. Guardate dove usciamo. A fianco al campo di calcio. Se guardiamo fuori, guarda. Fai vedere il tram che passa, i bambini, perché c'è vicino la scuola, centro accoglienza qua di fronte. Bene, e questa è un'altra City Report sul Municipio 8, insieme al nostro amico Hermes, Paolo Rusconi, e andiamo avanti. Ciao. Scusa. Ciao. Tutto bene, tutto bene. Come va qui? Tutto a posto? Bene, sono io qua. Ah, sei qua. Ma ciao, tranquillo, tranquillo. Stiamo cercando il nostro amico cinese, ma non lo vediamo. No. Ma come va qui? Tutto bene? Sì. Tu dormi qua? Bene, io dormo qua. Sì. Ah, come ti trovi? Io non sempre dormo qua, io sempre vado a scuola. Ah, vai a scuola tu? Sì. Ah, ho capito, ho capito. E niente, dai, ti lasciamo riposare, dai. Va bene, grazie. Buona giornata. Ciao amico. Ciao. Ciao. L'odore era buono però, sì, eh? Sì, sì. No, era un fumo di ottima qualità. Sì, sì, assolutamente. Che dire, abbiamo visto anche oggi delle persone veramente conciate male, non tutte aggressive fortunatamente, però la situazione è incredibile, non si possono lasciare delle strutture comunque pubbliche in queste condizioni, può succedere veramente di tutto. Hermes, sei venuto con noi, ci segui, che ne pensi di questa situazione? A parte che il fumo era buono, cioè, perché sì, sì. L'odore era buono. Beh, diciamo che delle persone che si ritrovano a vivere una situazione simile al giorno d'oggi è quanto scandaloso, una città come Milano, vedere ancora cose di questo tipo è... È una zona veramente dove succede di tutto. Stiamo qua cercando di fare la chiusura di programma, ma nel frattempo qualcuno scavalca, per cui le situazioni sono sempre le migliori. Va certo. Bene, per oggi spero che sia tutto, chiudiamo e andiamo City Report.